Diego Tomasiello è la persona giusta per farsi spiegare come apprezzare un buon caffè, soprattutto a casa, non solo perché è un esperto dell'espresso italiano, ma anche perché è di Napoli, dove si dice che, insomma, il buon caffè sia di casa, no? Beh, sicuramente a Napoli c'è una cultura, una vasta cultura che parte dal torrefattore ed arriva fino al cliente finale, quindi fino a chi gusta e a chi apprezza un buon espresso napoletano. La cultura del caffè a Napoli com'è che si concretizza? Io ad esempio quando sono stata ho chiesto un caffè e già mi è stato servito in una tazzina calda. La tazzina di solito viene immersa in un bollitore, quindi non resta sulla macchina, ma resta in un bollitore con una temperatura che va al di sopra della temperatura che ha una macchina come la Vega, come una macchina regolare dell'espresso italiano. Le miscele di Napoli sono molto, con una percentuale molto più robusta, quindi il napoletano tende ad amare, ad apprezzare un caffè molto più tondo, con molta più crema. C'è il bisogno di guardare il caffè e di apprezzarlo anche visibilmente, quindi lo zucchero che non deve scendere subito nel fondo del caffè, ma deve restare sulla crema, sulla patina della crema. Il colore che magari è un po' più, essendo forse più tostato il caffè campano, è un colore un po' più scuro rispetto a un caffè veneto, un caffè lombardo di una torrefazione del nord Italia. Altri rituali, tipo appunto la tazzina calda? C'è la cosa bella del caffè sospeso a Napoli. Il caffè sospeso è l'altruismo forse del campano che entra in un bar, paga un caffè per il prossimo. Quindi bello. Se questa cosa va avanti, magari io entro in un bar, trovo un caffè sospeso, invece di pagare il mio caffè, pago il caffè al cliente successivo oppure a qualcuno che non può permetterselo. Casa molti italiani invece hanno la moca. Qualche consiglio ad esempio sia sulla stessa conservazione del caffè che su come caricarla, perché ad esempio fin dove va messa l'acqua? Questa è una moca già carica con l'acqua e con il caffè. L'acqua non deve mai arrivare al filtro, quindi non deve andare a toccare il caffè. Diciamo il massimo del caffè non deve andare ad ostruire più di tanto il filtro superiore. Questo, diciamo, è il trucco principale, il segreto principale per una moca. Parecchi pensano che non pulire la moca sia un metodo per avere un caffè con più gusto, ma è sbagliatissima la cosa. Quindi sempre pulirla ad ogni uso, pulire la moca. Come conservazione del caffè fa qualche differenza? C'è qualche accorgimento da tenere presente oppure no? Più di tanto no. Comunque il caffè, l'importante è che resti sempre chiuso ermeticamente in un barattolo magari, oppure nel suo sacchetto stesso, chiuderlo ogni volta. Non lasciarlo all'aria, diciamo. Fa differenza preparare la moca la sera per averla pronta al mattino o va caricata sul momento? Andrebbe caricata sul momento proprio per non permettere all'ossigeno di andare a rovinare il caffè. Il coperchio va lasciato sollevato? Si può lasciare sollevato durante la cottura? No. Rigorosamente chiuso. Faccio tutti gli errori possibili e immaginabili, pure di far presto la mattina, va bene.